per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa, c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore che ci ha donato il Vangelo e ci chiama a portarlo a tutti i popoli sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. E anche oggi chiediamo il dono dell'amore misericordioso di Dio e del suo perdono che ci riabilita e ci mette nella grazia sua. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Guarda la tua messe abbondante e degnati di mandare operai perché il Vangelo sia annunciato a ogni creatura e il tuo popolo radunato dalla parola di vita e sostenuto dalla forza dei sacramenti proceda nella via della carità e della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Esdra. Io, Esdra, all'offerta della sera, mi alzai dal mio stato di prostrazione e con il vestito e il mantello laceri, cadi in ginocchio e stesi le mani al Signore mio Dio e dissi: mio Dio, sono confuso, ho vergogna di alzare la faccia verso di te, mio Dio, poiché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa. La nostra colpa è grande fino al cielo. Dai giorni dei nostri padri fino ad oggi noi siamo stati molto colpevoli. E per le nostre colpe noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati messi in potere dei re stranieri, in preda alla spada, alla prigionia, alla rapina, al disonore, come avviene oggi. Ma ora, per un po' di tempo, il Signore nostro Dio ci ha fatto una grazia di lasciarci un resto e darci un asilo nel suo luogo santo. E così il nostro Dio ha fatto brillare i nostri occhi e ci ha dato un po' di sollievo nella nostra schiavitù. Infatti noi siamo schiavi, ma nella nostra schiavitù il nostro Dio non ci ha abbandonati. Ci ha resi graditi ai re di Persia per conservarci la vita ed erigere il tempio del nostro Dio e restaurare le sue rovine e darci un riparo in Giuda e a Gerusalemme. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedetto Dio che vive in eterno. Benedetto Dio che vive in eterno. Benedetto Dio che vive in eterno. Benedetto è il suo regno. Egli castiga e ha compassione. Benedetto Dio che vive in eterno. Fa scendere agli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione. Nessuno sfugge alla sua mano. Benedetto Dio che vive in eterno.
Lodatelo, figli di Israele, davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. Benedetto Dio che vive in eterno. Date gloria a Lui davanti a ogni vivente, poiché Lui è il nostro Signore, il nostro Dio, Lui è il nostro Padre, Dio per tutti i secoli. Benedetto Dio che vive in eterno. Vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi, vi radunerà da tutte le nazioni fra le quali siete stati dispersi. Benedetto Dio che vive in eterno. Alleluia. Convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E col tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete le polvere dai vostri piedi come testimoni contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore. A te, o Cristo. Ecco, il Signore prepara i Suoi per la missione. È un po' in anticipo di quello che dovranno fare dopo la risurrezione di Gesù, che saranno mandati nel mondo ad annunciare il Vangelo del Signore. Li manda mettendo delle condizioni che sembrerebbero un po' restrittive, perché non devono portare cose inutili, cose superflue, ma in realtà, vedete, se uno è libero e sciolto da ogni vincolo, cammina meglio. Noi per primi facciamo esperienza che se abbiamo un peso da portare, il nostro passo è molto più pesante. Se invece siamo liberi, il nostro passo è leggero. Quindi le condizioni sono in funzione del messaggio e devono essere accompagnate soltanto nella fiducia nel Signore, nella sua potenza, nella sua opera, perché operano a nome suo. E i contenuti del messaggio, questa è la cosa più straordinaria, più bella, più piena di speranza, perché il Signore non li manda a convertire la gente, a liberarli dai peccati, cioè quel discorso, il linguaggio religioso che molte volte appesantisce le nostre omelie. Il Signore le manda per due cose: annunciare il regno e guarire gli infermi. Pensate, annunciare il regno. Qual è il regno di Dio che poi è il regno dell'uomo? C'è una convivenza umana diversa. Perché? Perché il regno di Dio è pace, giustizia, è solidarietà, è amore. Cioè è tutto ciò che esprime la bellezza e la bontà della vita. E questo il Signore vuole realizzare con noi: creare questo regno, costruire questo regno, essere partecipi e protagonisti per costruire questo regno. E poi guarire gli infermi. Guarire gli infermi non vuol dire essere dei guaritori. Guardate che la guarigione
è molto più profonda nel suo significato, perché vedete, un lebbroso, un cieco, un paralitico, non solo portava le ferite nel suo corpo, ma gli impedivano di essere persona, perché non potevano più partecipare a nessuna attività sociale, non potevano più vivere in una dimensione affettiva, di famiglia, cioè erano tagliati fuori da tutto. Quando Gesù guarisce queste persone, restituisce a loro la dignità e la grandezza proprio dell'uomo, cioè li mette nella condizione finalmente di realizzare la pienezza della vita. Ecco, vedete che è una cosa straordinaria il Vangelo del Signore, le sue intenzioni che vanno al di là molte volte di quella dimensione di devozione che noi portiamo avanti. C'è una liberazione in atto che va presa seriamente in considerazione. Al Signore che ci ha donato Gesù Cristo, buona notizia del suo amore per tutti gli uomini, e Gesù che ci ha inviati a portare questa notizia al mondo, con fiducia lo preghiamo. Diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per la Chiesa tutta, perché viva con libertà e umile dedizione il suo compito missionario, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per la Chiesa che è in Italia, perché la sua scelta di povertà la avvicini sempre più alla purezza evangelica e sia di stimolo alla carità fraterna, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i missionari, perché intrecciando un dialogo con popoli tanto lontani, contribuiscano a far convergere verso Cristo i sentieri degli uomini, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per questa assemblea, perché la parola di Dio ci ispiri gesti di solidarietà verso il prossimo, allargando il nostro cuore alla fratellanza universale, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Ci uniamo alla preghiera di Andrea, la sosteniamo con la nostra. Con lui preghiamo per tutti coloro che sono nella malattia, nella sofferenza, nella fatica della vita, perché l'amore del Signore sia con loro e dia loro forza. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Preghiamo per i defunti Giuseppina, Alba, Silvia e Ada, possano contemplare la pienezza di quell'amore di cui il Vangelo è buona notizia. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Lasciamo un attimo, perché se abbiamo una preghiera nostra nel silenzio, qui in chiesa o da casa, possiamo dirla al Signore. O Signore, che ci hai consegnato la legge dell'amore e la missione di annunciare il Vangelo a tutti gli uomini, rendici operatori di giustizia, mediatori di pace, messaggeri della tua salvezza per le strade del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo.
lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, onore e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, o Padre, il volto del tuo Cristo, che ha consegnato se stesso per la redenzione di tutti, perché in Lui, dall'Oriente all'Occidente, il tuo nome sia glorificato tra le genti e in ogni luogo sia presentato a te l'unico sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti, ringraziarti, benedirti qui, sempre e in ogni luogo, Padre Santo, per il dono di Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Egli, salendo sulla croce, ha manifestato a tutti gli uomini la grandezza del tuo amore e quanto tu ci tenga a tutti noi. E certo di questi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo la tua lode e la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa che è diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Oscar, i sacerdoti, i religiosi, il popolo che tu hai redento. Ricordati dei nostri cari. Di tutti i defunti che si sono addormentati nella speranza di risorgere, li affidiamo alla tua bontà, perché possono essere ammessi a contemplare la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, Francesco Antonio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gesù ci ha rivelato che Dio vuole essere Padre. Noi lo crediamo e così lo preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria, nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che
Beati noi invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non so, di partecipare a questo. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della nostra redenzione, fa che per le forze di questo sacramento di eterna salvezza progredisca sempre la vera fede e siamo capaci di essere annunciatori del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate la parola di Dio con voi, ditela a tutti e andate nella pace. Rendiamo grazie. Buona giornata a tutti, anche a chi ci ha seguito per televisione. Che l'amore del Signore renda bella il giorno di oggi per tutti. Grazie. Buona giornata.